Libertà di scelta fra passato e futuro. Questa è l'energia della luna nuova che avremo il 14 di ottobre con eclissi di sole. Una luna in bilancia che ci metterà proprio su due piatti di una bilancia per comprendere che cosa è meglio per noi. Un piatto sarà il passato, l'altro piatto sarà il futuro e quindi un riequilibrio totale interiore di quello che stiamo vivendo e la direzione in cui stiamo andando, perché l'energia delle eclissi di sole è un'energia che ci invita ad una nuova direzione, quindi un cambiamento in atto proprio dentro di noi riguardo alla direzione che dobbiamo prendere. Sono la dottoressa Cristiana Caria, fondatrice e direttrice dell'International Shesho School, centro studi tradizioni olistiche. Il senso di questo video è darvi un supporto in questo grande cambiamento che stiamo vivendo. E la nostra scuola fa proprio questo grande lavoro, mostrarci come le discipline antiche, le antiche tradizioni di saggezza, numerologia, astrologia esoterica, tarocchi esoterici, possono essere un grande aiuto nella scelta della nuova direzione. E questa luna ci impone una scelta un po' grande, un po' forte. Siamo stati all'interno dell'energia di questo 2023 che, come avevo spiegato sin dall'inizio, ci sta chiedendo un grandissimo cambiamento. Il 23 nella numerologia è un numero che ci inchiede alla morte e risurrezione, quindi un cambiamento di vita. Tra l'altro, ricordo a tutti che proprio stasera gratuitamente ci sarà un webinar sui numeri. Se puoi comprendere come i nostri numeri influiscono sulla nostra vita, potete andare sul nostro sito internationalshishoschool.com nella sezione calendario seminari a iscrivervi se volete. E poi chi non avesse la possibilità di essere presente, sarà alle 6, potrà rivederne la registrazione domani, perché la riceverà direttamente via mail da Zoom. Quindi è importante l'iscrizione se volete esserci, come tanti altri webinar che stiamo programmando, ma li trovate tutti sulla pagina del nostro calendario. Numerologia e astrologia sono chiavi fondamentali per questo tempo, per aiutarci ad andare in una nuova direzione e comprendere come gestire al meglio le energie. Ma torniamo all'energia della luna del questo 14 di ottobre. Siamo già all'interno di questa energia, perché la luna verrà il 14, ma la luna si sente già da 4-5 giorni prima. Ma noi abbiamo avuto un'introduzione con la luna del 29 settembre, che è avvenuta proprio nel giorno dedicato all'Arcangelo Michele. È già iniziato questo corridoio di lune che ci sta portando in questa dualità e invitandoci a una grande contemplazione e trasformazione. Questo corridoio di lune, che non sarà appunto solo questa del 14, ma ne avremo un'altra il 18, e ricordiamo che le eclissi influenzano la nostra vita fino a 6 mesi dopo, avremo una grande intensità energetica, ma soprattutto una grande intensità emotiva, che sarà però quella che sarà una chiave fondamentale per aiutarci a fare un grande passaggio, un passaggio verso il nuovo. La bilancia che cos'è? Un segno di contemplazione. Un po' chi lo sanno, nell'astrologia esoterica è una chiave fondamentale. Il segno zodiacale è associato al matrimonio interiore, associato alle relazioni, quindi sarà coinvolta la relazione con noi stessi, la relazione con gli altri, ma anche le relazioni più intime o anche le società, perché proprio c'è una ridefinizione di un impegno. La bilancia è il segno del commitment, cioè dell'impegno che noi prendiamo non tanto con l'altro, ma proprio con noi stessi, che non deve più essere un impegno di compromesso, ma un impegno di grande ascolto interiore. Quindi saremo in questa grande scelta, in questa grande dualità. Le eclissi di sole sono delle super lune nuove intensissime. La luna nuova è una luna che ci invita a mettere un nuovo seme, con un'eclissi ancora molto più forte. È andato a toccare aspetti profondi di noi stessi che dobbiamo cercare di comprendere, definire e imparare a gestire. Questa luna avverrà il 14 di ottobre. Il 14 nella numerologia è il numero del cambiamento, è il numero del potere della parola, ma è anche il numero della Kundalini. Che cosa significa? Che abbiamo una grandissima capacità di definire che cosa vogliamo vedere nel nostro occhio interiore, nella nostra immaginazione,
seguirlo. Quindi c'è un grande risveglio, perché la Kundalini è un serpente, un'energia che ha la forma di un serpente addormentato sotto il primo chakra, la base della nostra spina dorsale, e che man mano si risveglia, passa attraverso tutti i nostri chakra fino ad arrivare al settimo chakra, che è la nostra testa, dove ci sono i nostri due emisferi del cervello, dove è richiesta un'unità di visione tra gli emisferi, perché non dobbiamo avere solo la parte razionale, che è la parte, diciamo, logica, ma anche lo sviluppo della parte creativa, l'emisfero destro, che è la parte intuitiva. Tra l'altro ricordo a tutti che inizierò proprio a ottobre il corso sullo sviluppo dell'intuizione, e ci sarà proprio un webinar gratuito nei prossimi giorni proprio sulla che cosa significa sviluppare l'intuizione. Per cui, se avete piacere, sempre andate sul calendario del nostro sito e trovate tutte le informazioni per l'iscrizione. Quindi l'intuizione che cosa vuol dire? La capacità di ricevere delle comprensioni diverse. Quando noi abbiamo un'intuizione, è qualcosa che arriva da un altro livello del nostro essere, che spesso non conosciamo, che ci dà una nuova soluzione verso qualcosa, perché l'intuizione, il nostro emisfero destro, ci mette il contatto con la grande energia cosmica, la mente. Noi viviamo in una grande mente, questo ormai la fisica quantistica lo ha definito con chiarezza sin dall'inizio del XXI secolo, ma noi continuiamo a pensare che di esserci solo noi. Quindi questo grande cambiamento e questo grande lavoro interiore. Dicevo, il numero 14 è il numero del potere della parola, quindi vuol dire che quello che noi immaginiamo con la nostra mente è quello che noi andremo a creare. Il potere della parola significa una grande capacità di visualizzare e di creare quello in cui si crede. Ma questo 10 del mese ci chiede di lasciare andare le dipendenze del passato, quindi più noi stiamo nelle risposte condizionate, ma non lo faccio perché avrei, dovrei, gli altri mi dicono, gli altri pensano, mi è stato detto, più noi rimaniamo nel passato. E questo è un grande punto, perché tra l'altro accadrà qualcosa, il 14 un 5, il 10 un 1, che sommati, visti insieme, ci danno il 51, che è il cuore spezzato, il senso di colpa. Qualcosa accadrà che andrà a toccare il nostro sentire profondamente, le nostre emozioni, per portarci a una nuova direzione, a un nuovo cambiamento. Apparentemente potrebbe essere difficile quello che stiamo vivendo, c'è una grande intensità, molti di voi mi scrivono e mi dicono: ma c'è una grande turbolenza emotiva. Questa turbolenza emotiva è assolutamente necessaria per creare il nuovo. E so che dal punto di vista dei cinque sensi, di quello che vediamo, ascoltiamo, percepiamo, può essere difficile, ma in realtà la grande vita ha dei misteri, no? In cui vuole ottenere delle cose. Ed è questo grande passaggio proprio dal plesso solare al cuore, perché il plesso solare è il controllo, il cuore è l'apertura a una nuova visione. Tra l'altro proprio domani partirò per la Puglia per andare a fare il seminario nel weekend 13, 14, 15 di ottobre, oltre il giardino di Getsemani. La bottiglia 7 nel sistema Aurasoma rappresenta questa grande sfida. Getsemani vuol dire il luogo in cui venivano macerate le olive, quindi il frantoio in ebraico. Simbolicamente è un luogo estremamente importante, perché l'ulivo è una pianta che è presente nella Bibbia, anticamente paragonata all'uomo. Si dice che l'albero nel giardino dell'Eden fosse proprio un ulivo, perché rappresenta il ciclo della nascita e della morte, ma una volta spremuto, perché pensate quanto l'oliva è dura da spremere e deve essere spremuta, tra virgolette, per tre volte per ottenerne il massimo e prima macerata completamente, abbiamo una distruzione del nostro passato, della personalità, per togliere il primo olio, che è quello che veniva utilizzato anticamente, usato nei templi, dedicato al divino, proprio perché rappresentava la connessione con lo spirito. L'oliva è anche associato allo Spirito Santo, quindi la capacità di una presenza del divino in noi. Quindi anche in questo periodo, per chi avesse piacere e amasse il sistema Aurasoma, proprio l'utilizzo della bottiglia numero 7, potete andarla a trovare e vedere tutte le informazioni sul nostro sito, sempre internationalchicheschool.com, nella sezione dello shop trovate prodotti Aurasoma, andate a trovare bottiglie Equilibrium e trovate le definizioni di tutte le bottiglie Equilibrium con anche il numero 7. Proprio è molto utile in questo tempo, viviamo sempre costantemente un giardino di Getsemani, ma in realtà in questo tempo è molto importante e sarà un grande momento di contemplazione, che è proprio l'energia di questa bilancia, va a prendersi un momento da andare dentro. Per 5 e 1 fa 6, morire al passato e aprirci una nuova ricettività, perché è richiesto un grande salto di coscienza, la capacità di avere la forza e il coraggio
di andare verso noi stessi. Le eclissi accadono sempre in alcuni punti fondamentali dello zodiaco. C'è una ciclicità nel ritorno delle eclissi, ma in particolare appunto le eclissi sono legate ai nodi lunari. I nodi lunari che cosa sono? Sono i punti di intersezione fra l'orbita della Luna e l'orbita virtuale del Sole intorno alla Terra, che si chiama l'eclittica. Quindi questi punti sono molto importanti, anticamente riconosciuti come i punti appunto legati al nostro karma e al nostro dharma, cioè il punto in cui la Luna sembra scendere, perché naturalmente sembra nei punti di intersezione la Luna e il Sole non sono sulla stessa orbita, diciamo, ma c'è una differenza angolare. Quindi ci sarà un punto, che è il nodo lunare sud, in cui l'orbita della Luna sembra scendere nell'emisfero inferiore, che è legato al nostro karma, e invece il punto opposto, in cui il nodo nord, in cui la Luna sembrerà risalire e a salire nell'altro emisfero, che è appunto rappresenta il nostro dharma, cioè la direzione in cui dobbiamo andare. Le eclissi accadono sempre in punti vicini ai nodi lunari, proprio perché è il punto in cui il Sole e la Luna, tra virgolette, si incontrano. Avendo due orbite diverse, sono non sempre sullo stesso asse, sono sui punti dei nodi lunari o vicino a questi punti, hanno la possibilità di incontrarsi. Abbiamo per questo l'eclissi parziale e l'eclissi totali. Tra l'altro, chi avesse piacere, ho fatto il seminario Il potere delle eclissi nelle nostre vite, lo trovate sempre il nostro shop in vendita in differita, perché lì ho dato spiegazioni chiare di che cosa sono le eclissi, di come operano sulla nostra vita, ma anche dei rituali di attivazione appunto per supportarci nell'energia di queste eclissi. Quindi in particolare l'eclissi di Sole è un'energia di intenzioni, dobbiamo definire nuove intenzioni, nuove energie per andare verso il futuro, in particolare in questa relazione. Quindi, la bilancia è il segno dell'impegno, del commitment, di che impegno noi prendiamo noi stessi e degli altri, ma se stiamo più sul compromesso con quello che gli altri ci dicono, quindi una risposta condizionata o una risposta sentita, vissuta, partecipata. E avere il coraggio di essere se stessi non è facile. I nodi lunari hanno cambiato segno zodiacale proprio il 17 di luglio. Chi non avesse visto, c'è proprio il video nella nostra pagina di YouTube su questo passaggio che ho fatto proprio dell'ingresso dei nodi lunari nel nuovo segno zodiacale. Ma questo ingresso nei nodi lunari, nell'asse Ariete, il nodo nord, Bilancia, il nodo sud, è un asse particolarmente importante, perché i nodi lunari cambiano segno zodiacale ogni 18 mesi, ogni 18 anni hanno fatto il giro dello zodiaco. Quindi che cosa è successo 18 anni fa? Si sta manifestando qualcosa di estremamente simile a quello che è accaduto dal punto di vista energetico, per aiutarci in questo cambiamento. Quindi accadrà nel prossimo anno, anno e mezzo, perché le lune appunto stanno, i nodi lunari rimangono in segno per circa 18 mesi, quindi un anno e mezzo, accadrà qualcosa di totalmente nuovo, e le eclissi vanno a toccare proprio quei punti per portarci questo risveglio. L'Ariete, quindi nodo nord, l'Ariete io sono, il Bilancia noi siamo, quindi la grande spinta che l'universo ci sta dando è ad essere noi stessi, ad avere il coraggio, quindi la capacità dell'azione del cuore, azione, agio dal cuore, di essere noi stessi. E quanti di voi ce l'hanno? Quanti di voi hanno la forza di scegliere se stessi invece che tutti i comportamenti condizionati? E questo è quello che andrà a stimolare questa sfida, perché saremo stimolati in un dolore che deve portarci a questo risveglio del passato. Lilith, che si trova appunto in questo momento a un grado vergine, ci sta parlando di una capacità di scelta attraverso una sofferenza. Ricordatevi che la sofferenza in termini tecnici vuol dire ciò che non riusciamo più a sopportare e che ci invita a un cambio di conoscenza, perché questa è la definizione che ha dato proprio il Buddha a questa energia. Quindi un invito a non chiudersi, ma una nuova scelta, ad andare in una nuova direzione, a eliminare quello che non è più essenziale nelle nostre vite, perché Urano e Giove, che si trovano in Toro, stanno facendo un grandissimo lavoro di purificazione. Urano, che si trova a 22 gradi, sta pulendo la nostra terra, perché il Toro è un segno di terra, e i nostri valori, portando appunto nuova energia nella nostra quotidianità, chiedendoci anche che cosa ci dà valore e che valore noi diamo a noi stessi.
stessi, e Giove, che si trova, non dico congiunto, ma molto vicino a Urano, sta espandendo questo bisogno di questo cambiamento, il punto dell'andare in una nuova direzione, perché Giove unisce la mente col cuore. Sta invitandoci a chiederci nel nostro cuore, e la bilancia deve trovare proprio il proprio cuore, lasciare andare la mente, all'apertura proprio dell'intuizione, di una nuova guida, di una ricerca, di una guida che non sia più la parte mentale, ma che venga dalla profondità di noi stessi. E ricordo a tutti questo grande cambiamento di coscienza, di passaggio dalla terza alla quarta o quinta dimensione, a seconda dei diagrammi che si osservano, è un passaggio fondamentale, un mollare la razionalità, un seguire l'intuizione. Questo è il grande cambio dell'era dell'acquario, e pensate che siamo solo agli inizi. Quindi avere il coraggio di seguire, di ascoltare noi stessi, non è assolutamente facile in questo momento. Plutone sarà quadrato col Sole e la Luna, quindi ci sta spingendo fortemente ad andare all'interno del nostro essere, nel nostro inconscio, perché Plutone ci porta giù nelle profondità per mostrarci quello che deve essere elaborato, e fino a qualche giorno fa è stato in quadratura esatta con Marte, tirando fuori, se vedete, avete visto anche quello che sta accadendo nel mondo, tanta tensione, tanta rabbia, tanta frustrazione. E ancora Marte è in quadratura, anche se si è spostato di qualche grado, è ancora in quadratura con Plutone, e quindi anche questa grande intensità di energia. Non a caso questa energia è proprio nel segno delle acque, perché Marte si trova proprio nello Scorpione, e se pensate anche a quello che è stato chiamato in Israele questo attacco, era legato al movimento dell'acqua, all'affogare, a far affogare qualcuno. Quindi in realtà sta accadendo anche dentro di noi. Qualcosa deve essere risvegliato e deve essere portato. Quindi qualcosa va a toccare memorie nascoste di noi stessi per portarci a questo grande, grande cambiamento. E la somma totale della giornata della Luna è un 31, che appunto è questa forza di essere noi stessi, questa capacità di aprirsi e di essere. Quindi c'è questo grande invito a chiederci per che cosa noi stiamo vivendo, per che cosa noi stiamo lavorando, per che cosa è importante per noi, quali sono i valori su cui abbiamo basato la nostra vita. L'oliva, tra l'altro, che è anche la bottiglia 102 nel sistema Orasoma, che ho consigliato tra l'altro a tutti proprio in questo periodo, in preparazione anche al Giardino dei Getsemani, nata l'11 di settembre nel passato, è una bottiglia che ci parla appunto di profonda amarezza e di trovare la forza di andare verso il nuovo, il trovare una nuova speranza. Molto spesso le persone mi dicono: ma fino adesso è stato così, per cui dove vuoi che io vada? Ricordatevi che il vostro cervello crede in quello che volete. Nel passato molte persone mi hanno detto che il lavoro che io faccio oggi era un lavoro impossibile da fare, perché non avrei potuto seguire il mio cuore, e invece nel corso del tempo ho dimostrato, ascoltando me stessa in solitudine, ho trovato questa grande forza di continuare a perseguire, e oggi lo sto ancora facendo, quello in cui credo, e creato una scuola che ogni giorno cresce sempre di più, dando nuovi stimoli alle persone, perché questa sarà la nuova energia del futuro. La nuova energia del futuro sarà imparare a lavorare proprio con la grande vita. Ma non è facile, questa prova di ascolto del nostro cuore, di quello che noi teniamo costantemente, è la chiave importante. Spesso non rinunciamo perché ci facciamo condizionare e crediamo proprio a queste energie del passato. Quindi lasciare che questa nuova luce entri. Tra l'altro, proprio nel sistema Orasoma è nata poco tempo fa la pomander Lime, che è ridare all'umanità una nuova speranza. Quindi anche questa è una pomander che, se avete piacere, se vi piace utilizzare il sistema Orasoma, con cui potete lavorare ogni giorno dandovi 3 gocce. Trovate sul nostro canale YouTube il video anche per come si usano le pomander, ma anche la descrizione della pomander Lime. Trovare questo significato, questa speranza oltre il vecchio, andare in una nuova direzione. E crederci non è facile, però ricordo che anche voi dovete prima credere in voi stessi. Se voi non avete la forza di credere in voi stessi, rimanete appunto nel passato. La forza della nostra individualità, questa è l'energia dell'Ariete, del segno in cui si trova il nodo lunare nord, il segno del Dharma, quella è la direzione. Lavoreremo con questa energia per circa 18 mesi, appunto ormai alcuni mesi sono già passati, perché è lì che dobbiamo andare a fare questo grande cambio energetico. Quindi
un passaggio e un ascolto. Prendetevi dello spazio per andare dentro di voi, pulirvi delle memorie del passato, la meditazione, la contemplazione, e non a caso il giardino di Getsemani proprio questo weekend. Siete ancora in tempo a iscrivervi se volete, perché inizierà proprio il 13 fino al 15. Faremo questo grande lavoro, un lavoro di pulizia nel bellissimo mare della Puglia, di tutte le nostre energie inutili, per aprirci a fare questo salto interiore in noi verso il nuovo. Una luna nuova importante, e la domanda con cui vi lascio è: quanto coraggio avete di seguire voi stessi, di vivervi, di scegliere quello che è essenziale per voi e di portarlo avanti nelle vostre vite, malgrado qualunque cosa accada? Non facile, ma è una grande riflessione per voi, per questa luna in cui la scelta sarà fondamentale. Qual è il vostro vero valore, il valore su cui decidete di basare la vostra vita? Perché la crescita e la scelta sono fondamentali. La scelta è qualcosa che noi facciamo in ogni istante, ma scegliere noi stessi non è semplice. Io voglio essere me stessa, ma è la scelta che noi andiamo a rinnovare costantemente ogni giorno, perché l'universo non ci fa solo fare una scelta, ma ci chiede di rinnovarla ogni giorno di fronte alle esperienze, alle scelte, alle difficoltà che noi dobbiamo vivere, se abbiamo il coraggio veramente di andare avanti ed essere noi stessi. C'è una bellissima frase in inglese che dice: fake it until you make it. Metti nella tua testa che lo farai, anche se non lo è, fino a quando non lo realizzerai. La determinazione è fondamentale per la nostra realizzazione. Buona luna a tutti in bilancia e buona eclissi. Ciao ciao.